Lettura dal Vangelo secondo Luca. Al sesto mese, poi, l'angelo Gabriele fu inviato da Dio in una città della Galilea di nome Nazaret, a una ragazza vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della discendenza di Davide. E il nome della ragazza era Maria. Ed entrato presso di lei, disse: Gioisci, tu che hai ricevuto grazia, il Signore è con te. Ma ella fu molto turbata davanti a queste parole e rifletteva tra sé su che senso potesse avere un saluto come questo. E l'angelo le disse: Non aver paura, Maria, hai infatti trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai e partorirai un figlio e lo chiamerai con il nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà in eterno sulla discendenza di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Ma Maria disse all'angelo: Come potrà avvenire questo, dal momento che non conosco uomo? E rispondendo, l'angelo le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Per questo anche il generato sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua congiunta, anche lei nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, perché nessuna parola venuta da Dio resterà inefficace. Allora Maria disse: Eccomi, sono la schiava del Signore, mi avvenga secondo la tua parola. E l'angelo se ne andò da lei. In tutto l'Antico Testamento sono testimoniate dei concepimenti e delle nascite impossibili nel seno di donne anziane, nel seno di donne sterili. Per grazia del Signore vengono alla luce dei bambini, dei figli, sui quali è la vocazione e la promessa di Dio. È stato così per la nascita di Isacco, per la nascita di Giuseppe e Beniamino, per la nascita di Samuele, per la nascita di altri. Ma nel Nuovo Testamento il concepimento avviene addirittura quando c'è un utero verginale, l'utero verginale di Maria. Non soltanto sterile, un utero col quale comunque c'è un'unione dello sposo, un'unione sessuale, ma un utero che resta vergine, che concepisce per opera di Spirito Santo. Questo è il caso di Maria. Ed ecco allora l'episodio dell'annuncio dell'angelo a Maria secondo Luca, sempre nelle preistorie del Messia che ci stanno preparando alla festa del Natale. Questa volta il messaggero di Dio, l'arcangelo Gabriele, non è inviato a Gerusalemme al Tempio, ma in un villaggio sperduto della Galilea, a una ragazza il cui nome era Maria. Ebbene, l'angelo appare a questa donna, la saluta, gli dice: Gioisci tu che hai ricevuto grazia dal Signore, perché il Signore è con te. Maria è una giovane donna ebrea,
è piena di fede, essa pure attende il Messia, ma a queste parole resta turbata e riflette tra sé che senso può avere quel saluto dell'angelo. L'angelo però gli dice: Maria, non avere paura. Tu hai trovato grazia presso Dio. Il Signore ti ha scelto per essere la madre del Messia. Tu concepirai, partorirai un figlio e lo chiamerai con il nome di Gesù, che significa Dio salva. Questo figlio sarà il figlio stesso dell'Altissimo, il figlio stesso del Signore che gli darà il suo regno, un regno senza fine. Ma Maria si sente di fare un'obiezione. Dice: ma come questo è possibile se io non mi sono mai unita con un uomo? Ma l'angelo allora le profetizza: lo Spirito Santo verrà su di te. Lo Spirito Santo, che è la potenza dell'Altissimo, ti coprirà dell'ombra della presenza di Dio, presenza feconda, e tu diventerai incinta. E gli dà anche un segno. Dice: guarda che anche Elisabetta, la tua cugina, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, lei che era la sterile, perché Dio ha una parola efficace, ciò che promette, ciò che dice si realizza. Allora Maria disse: eccomi, io sono la schiava del Signore, totalmente al servizio del Signore. Mi avvenga secondo la parola del Signore. È così che Luca cerca di raccontarci questa verità, che è veramente una verità difficile da comprendere da noi mortali. Dio si è fatto uomo. Gesù soltanto Dio ce lo poteva dare. Per dire questo, che non è semplicemente il figlio di una coppia nato per volere di un uomo o di una donna, ma un uomo che solo Dio ce lo poteva dare. Luca ricorre a questo racconto già presente nell'Antico Testamento, in cui c'è una donna che non può generare figli, in questo caso addirittura vergine, ma che lo Spirito Santo feconda e le fa concepire un figlio Gesù, il figlio stesso di Dio. Ecco, Gesù è innanzitutto il figlio di Dio. Avrà un padre secondo la legge, Giuseppe, avrà una madre che lo porta in seno, Maria, ma lui è il figlio di Dio, è il Signore. Buon avvento a tutti!